perché ci vuoi venire? Potevi prendere no. Obama contro Marino. Ah, devo mettere Marino. Winner. Ciao Cabal. Già visto sto match. Eh sì. Amarillo si sta facendo la Ganon run. Ok, buono. Piccola lì e di nuovo lì. Manda dall'altro lato. Sì. Così pochi, cioè. È sempre lui, però. Finito, ma è bellissimo. Caricato a metà abbastanza per prendere la storia. Subito Arillo per prendere il suo combo. Che io punch. Voglio provare. Bellissimo, bellissimo Edgar, nulla da dire. Fantastico. Bello, bellissimo. Questo mattone è. Ma è grande. Prova 7 troppo bello. Bellissimo. Non ce l'avevo, sì. E va bene, vuoi commentare il terzo mio? Ok, vi lascio con Luca Jinx Barton. Abbiamo il barzellettone. Dai, dai. Tanto a nessuno importa questo match, quindi avremo il ragazzo Pac-Man che leggerà delle barzellette. Dal barzellettone di Geronimo Stilton. In modo drammatico. In modo molto drammatico. Non so che sono già caduto, però. Comunque abbiamo la libertà. Geronimo Stilton. Sì, sì, Geronimo Stilton. Sto giocando strabile, Thanos. Mamma mia, se lo prendeva era morto. Professore di musica, eh? Quando i suoi alunni non fanno tante note. Sì. Sì. Così, così funziona lo streaming al super. Oh, lo prende con la P. Qual è il pane più costoso del mondo? Aiuto. La tante. Qua nel frattempo siamo in una situazione abbastanza. Ciao, relativamente even per il semplice fatto che Amarillo. Ecco, esattamente, esattamente. Fa il mega pop off da parte di Amarillo. Che ruba la stock da Thanos. Che merita la stock da Thanos. Dai, basta. Puoi metterselo uscito in mezzo. Ok, barzelletto di fine game. Arriva la barzelletta di fine game. Sono tutti uguali, sono. Sì, una di nere. No, aspetta, devo trovare. Sono tutti uguali. Il tipo al bar. Cameriere, un gelato. Al pistacchio? No, non è. Ganondorf, tutto bene. Devi fare un commento di qua che si legge la barzelletta. Beh, invece è una barzelletta. Cioè, il diciamo è la barzelletta. Quindi ci sta anche bene. Ci sta. Oh, che c'è questo stage mi piace di più. Perché in piattaforma in alto, cioè, quando si piazza lì e può camperare un po'. Non solo spammare, però insomma è più safe. Questa è la terra. Niente, Amarillo, un doppio dash attack. Ottimo movimento, provi tu frame per l'atom smash, ma non prende. È un bait, lo sapevo. Ancora è un po' su studio, si servono. Prende già le. Mamma mia. La situazione del guarding. Mamma mia, forward smash. Non è così. Non a caso, non a caso. Lo prende, incredibile. Tanto il side B e il combo di stupidi di Little Man. Prova a seguire. Niente, guarda quel movimento a terra, dash dancing, proprio per baitare qualcosa. È ancora vivo. Pericolosissimo, ah, brutto side B. Sarà proprio spezzato alla distanza esatta. Snap è laggiù e non viene colpito.
La vita mi fa sempre paura questa percentuale. Perché anche un tilt di beat off stage. Adesso cercherà appunto di non usare il KO Punch, di ucciderlo, ecco. Così. Per tenersi il KO Punch per dopo. Taunt. La Taunt. Lascia attacca che toglie violentissimo il KO Punch. Prova la Psylash ma non prende. Che schifo di personaggio, Little Mac. Aiuto. Bellissimo Nair. Evita così ogni situazione di ledge trapping. Cross up sullo shield. Mi sarà da... Si riprova infatti ma non è una buona idea. Forward smash cattivissimo di Little Mac. Mamma mia, Edgeguarding di Fair. Sempre bello vedere. Era Fair. Edgeguardare così però funziona su Ganon perché Ganon è Ganon. Taunt. Taunt up smash to combo. Questa però è una cosa che io dico. Mamma mia. È rischiosissimo. Spot dodge il KO Punch. E muore. Sì, Little Mac off stage funziona così. È comunque una situazione abbastanza even. Ecco, adesso è perfettamente even anche in percentuale. Invece no. Power smash sulla piattaforma, tra l'altro, non so come ha colpito. Prepara una barzelletta, fra. Tenta 2 frame ma non prende. Attack ma era troppo, decisamente troppo. Non so se riuscirà a recuperare. C'è salto. C'è il salto. Prende il ridge del suo attacco. Mamma mia, se quella più prendeva la spaventa sarebbe stato epico. Dash attack e toglie subito il KO Punch come prima. E prende Edge Guarding e Little Mac muore. Ok. Come si camuffano due cerchi. Vittoria per Ganon. Non mi fai più nessuno. Mi avete messo quel pimpaggio. Mi avete messo quel pimpaggio. Mi avete messo quel pimpaggio. Esatto, nessuno ride, dai. Incontro vite. Little Mac. Ganon Dodd. Sempre lo stesso anche perché non 3, 2, 1, via! Andate. Mi piace a cuore. Che cosa che si sopra in alto che dà fastidio. Però questo è il primo stadio 1, quindi non riesce a saltare sulla piattaforma usando due salti. Devo usare due salti, mi sa. Per salire sul top sulla piattaforma. Non lo so. So solo. Su Yoshi bisogna di avere due salti per quello sulla piattaforma di Yoshi Star, dice vabbè. Mamma mia, la super arma qua. Fa il down B, no? Il down B. La prova che ti dice. No, legge l'erba G. Vedete mi fa sempre paura in questa cosa. Vedete mi fa paura sì. Dipende dalla percentuale, in realtà penso sia spesso sia true. Da un tilt e due. Bellissimo. Ignorante proprio, alla Ganon. Ah, prende con il graffio praticamente della Q. No, non penso di no, qualche match sì. Ma perché ormai ci siamo. Siamo quasi arrivati, ma mancano pochi match. Con lo sgioffo non so se stanno già giocando. Uso Jix sì. E non so, qualche match lo streamiamo di loser sicuramente. Vediamo. No, brutta ricorda. Era percentuale molto alta, quindi non è proprio una lucina. Non so se stanno già giocando. Mi sa di no in realtà. Però sì. Che tanto qua nella partita non c'è scritto che. Ok, è partito adesso almeno. 2-0 Amarillo. Io vo. Perché tu non dovesse il basso. Vittoria per Cagua. Vanno.
Barzelletta? No, non gira, non è che mi chiude con solo la testa fuori dall'acqua. Dice la gazzella che lo sera se la riva. Vieni pure, qui si tocca. Non l'ho messa prima. Non ce l'hai in così. Incontro Vite! Little Mac! Ganondorf! Presente? Siamo nel microfono. Si parla proprio attaccato, soprattutto le barzellette, è importante. Ah, ok. Così. Vabbè. Meglio che non avete sentito. 3, 2, 1, via! Attenzione, attenzione. Oh, doveva morire la morte. Mamma mia, non ha toccato, prende più il... Questa è una buona idea. Ah, la Witch Cancel, furbissimo. C'è il pancia. Sì, sono pericoloso. Ha invece tolto subito sotto. Non c'è. È bella combo da parte di... sempre un'altra combo. Bene. Ah, spaceato malissimo per la landing nail. Infatti viene punito. È dietro, è dietro. Interazione molto strana. Non lo spalla di mai. Attenzione, attenzione. Io devo prendere. Lo fa, lo fa, lo fa. Ah, down tilt. Se lo beccava dopo il down tilt. Beccava dopo il down tilt, faceva il kill punch. Non ha molta prepotenza il kill punch. Amarillo se la sta giocando comunque molto bene. Eccola, sto. Amarillo sta giocando davvero bene. Anche prima. Aveva anche letto la il tech, però non aveva spesato bene il dash attack. A 16 forse mi avrebbe ucciso, ma vabbè. Dimmi è andato di sotto, quindi non si sente più. Down tilt, down tilt, down tilt! Ha funzionato. 160, dai. Ancora fattibilissimo. Ecco. Attenzione, attenzione. Poteva provare a... infatti. Mamma mia. È spaventoso, è uno squalo, Little. Prova il roll... la ride sul roll in. Sul tech roll in. Torno all'edge per sicurezza, un po' a paura di... ma fa bene ad averne, perché una forward smash a questa percentuale probabilmente garantirebbe la... Mamma mia... Eccola! È ancora vivo, però anche io punch, nota la situazione è bruttissima. Ah, senza salto... È vivo, incredibilmente è vivo. Roll in up B? No. Down B, ignorantissimo, lo prende. Situazione. Ah, ok. Riesce. Lo prende. Si beccava. Niente. Forward smash e Amarillo 3-1. Per Amarillo. 3-1. Amarillo sta giocando davvero bene. Dai, zitto! Non è autistico. Stavo per dire perché ho fatto la stessa cosa. Ok, Amarillo fa una. Sto segnando l'altro, ok. No. Amarillo è in winner final, wow. Oh mio dio! Contro Jinx, no? Cioè. Che bello. Da
Odin e Connors e Geoffo stanno giocando anche probabilmente sì. Chi va qui? Ah, quindi gli esce niente di streaming adesso? Gli streaming non ne sono mai. Cioè nessuno ha già streaming. In streaming possiamo buttare gente adesso.